is your land. Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati su 15 minuti. Torniamo ad approfondire temi che riguardano il settore agroalimentare abruzzese. Lo facciamo questa sera in compagnia di Andrea Ronchitelli, salve, che è consigliere del Polo per l'internazionalizzazione delle imprese Abruzzo Italy. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Guardiamo insieme la copertina di questa puntata. Lavoro, intelligenza, pazienza. L'Abruzzo, terra di miti e di innovazioni. Andrea Ronchitelli, vogliamo intanto spiegare al nostro pubblico che cos'è Abruzzo Italy? Abruzzo Italy è un consorzio di imprese abruzzesi in vari settori, che naturalmente circa una settantina di aziende che stanno insieme all'interno di progetti comunitari che hanno come obiettivo fondamentale quello di portare le aziende di una dimensione limitata, come quelle nostre, attraverso un consorzio di rete, quindi un consorzio di imprese, in mercati dove fondamentalmente da sole non riuscirebbero ad arrivare, quindi con attività di promozione, con attività di sviluppo delle imprese, con innovazioni di idee e di progetti che quindi all'interno di un territorio come quello regionale nostro permettano appunto di arrivare in mercati dove di solito non sono mai riusciti ad arrivare per dimensionamento. Avviene una selezione delle imprese? No, l'impresa, cioè l'adesione al consorzio è sicuramente un'adesione volontaria dell'impresa. L'impresa che ha un'idea, l'impresa che ha un'intenzione di aggregarsi ad altri sono sicuramente le ben accette. Dunque, dicevamo consigliere del Polo, nello specifico lei ha la delega proprio al settore agroalimentare. Certo. Allora, vediamo, cerchiamo di riassumere peculiarità del settore, debolezze e se ce ne sono, in che modo appunto Abruzzo Italy va a supporto delle imprese del territorio. La peculiarità delle imprese agroalimentari abruzzese è fondamentalmente la peculiarità, la qualità del prodotto. Qualità del prodotto, l'unicità del prodotto, nella fattispecie su alcune varietà, su alcuni prodotti, la difficoltà operativa è il dimensionamento, quello per cui proprio nasce il polo, nasce per cercare di aggregare aziende, cercare di fare massa critica, quella che si definisce massa critica,
E quindi avere anche una fase di contrattazione più decisa e anche importante rispetto a quelli che sono i compratori stranieri. Questa è fondamentalmente la peculiarità positiva e negativa dell'agroalimentare abruzzese. Inoltre c'è sempre all'interno della negatività, delle difficoltà operative, una scarsa propensione da parte delle aziende a collaborare fra di loro. Quindi il polo è anche fondamentalmente uno strumento che riesce e tenta di anche bypassare questa problematica. Ecco, mi ha anticipato un po' una domanda, una curiosità. Come risponde l'impresa abruzzese rispetto al concetto proprio di fare rete e di fare squadra? Ora, i comportamenti sono vari, naturalmente, come sono varie le aziende. La nuova leva di imprenditoria abruzzese è una leva sicuramente più dedita all'aggregazione di prodotto, perché è normale, fa parte dell'evoluzione del mercato. Quindi diciamo che la vecchia difficoltà negli anni passati si sta un po' sgretolando, sta un po' iniziando a perdere di consistenza. Si hanno ancora delle difficoltà, perché rimane sempre un po' legato nell'imprenditore la concezione che il mio prodotto è meglio dell'altro. Però siccome effettivamente il mercato sta cambiando la filosofia commerciale, cioè ti dice sì, il tuo prodotto è sicuramente il migliore rispetto all'altro, potrebbe, ma non hai i numeri per competere col mercato, quindi questo sta effettivamente cambiando la mentalità dei nostri imprenditori. Altri punti di debolezza? Gli altri punti di debolezza è che purtroppo la nostra regione non ha un grande appeal. Cioè, già si fa difficoltà ad individuare regioni come la Toscana, come figuriamoci per l'Abruzzo. Quindi la grande difficoltà è quella di non connotarsi come regione conosciuta a livello mondiale. Se facciamo l'esempio della Cina, noi conosciamo la Cina per com'è, ma la Cina è fatta anch'essa di una miriade di regioni e noi non la conosciamo. Quindi il problema di base è anche quello che come Abruzzo abbiamo un appeal quasi pari allo zero, per cui dovremmo sempre connotarci sempre di più come prodotto italiano, perché il Made in Italy ha il suo brand famoso a livello mondiale, come penso il secondo marchio più conosciuto al mondo. A proposito di mercati internazionali, guardiamo la scheda paese di oggi. La Slovenia è uno dei paesi sicuramente geograficamente più vicini all'Italia e vanta una lunghissima tradizione di collaborazione con l'Italia, anche perché abbiamo un confine lungo sia sul punto di vista marittimo sia sul punto di vista territoriale. La Slovenia è un paese che fa parte dal 2005 dall'Unione Europea e sicuramente un paese che si può dire, entrando nel regime fiscale dell'Unione Europea, ha quasi gli stessi principi di fiscalità come in Italia. Però la Slovenia può essere un importante paese di transito verso i paesi dell'est dell'Europa e sicuramente ha una manodopera qualificata. Slovenia ha anche ottime opportunità per quanto riguarda il settore delle infrastrutture, perché in questo caso l'Italia e le nostre aziende sono molto presenti in questo settore. In sistema fiscale registra alcuni vantaggi per le nostre aziende che possono essere molto interessanti per le imprese che in momento della costituzione il capitale sociale deve essere di 7.500 euro, ma lo Stato sloveno per ogni assunto dopo 3 anni restituisce il 50% di contributi pagati. Addirittura se si arriva per l'assunzione delle persone ultra 60 anni, in questi casi lo Stato completamente restituisce imposte dovute per quella persona. Sicuramente i settori che sono interessanti sono sicuramente il settore elettronico, settore magazziniero e sicuramente settore dei beni di largo consumo. Ronchitelli, che tipo di connessioni possono esserci tra l'Abruzzo e la Slovenia? Beh, la connessione sicuramente, essendo una regione frontaliera rispetto alla costa adriatica, è sicuramente una delle regioni con cui l'Italia e l'Abruzzo in particolare possono svolgere delle connessioni
per incrementare quello che dicevamo in precedenza, cioè incrementare la massa critica di prodotto, cercare delle connessioni che ci permettano appunto di andare insieme su dei mercati stranieri. Fondamentalmente, per esempio, la Slovenia, da quando è entrata all'interno della Comunità Europea, ha incrementato la quantità di prodotto agroalimentare italiano e abruzzese consumato. E quindi anche in questo caso il fatto che loro stiano aumentando il loro reddito può anche portare ad un aumento della quantità di prodotto che noi riusciamo a esportare nella loro zona. Secondo me ad oggi le connessioni, la rete che dicevamo prima, e parlavamo di rete a livello locale, va anche estesa a livello più ampio, a livello con nazioni a noi vicine. Quindi la Slovenia è sicuramente una delle regioni con cui cercare di fare delle operazioni di partnership. Andrea Ronchitelli, siamo quasi in chiusura. Vogliamo dire alle nostre imprese eventualmente interessate ad entrare in contatto con Abruzzo Italy come fare? Abruzzo Italy, come dicevamo all'inizio, è un consorzio che, facendo parte appunto dei progetti comunitari, tende a chiudere la sua programmazione a settembre. Però l'intenzione è appunto di prolungare la vita del consorzio nei prossimi anni, e quindi tutti coloro che fossero interessati a partecipare e a aderire appunto alle nostre iniziative nei prossimi anni ci possono contattare direttamente o sul sito internet del Polo oppure venirci a incontrare presso l'Arca di Spoltore nei nostri uffici. Grazie. Prego. Per il suo contributo, a voi tutti grazie per l'attenzione, restate ancora per qualche minuto con noi, scoprite il talento che abbiamo selezionato per questa sera. Arrivederci. Tommaso Romanelli, originario di Rocca San Giovanni, quindi siamo nel Chietino. Poco prima di questo incontro non ti sei definito un talento ma un grande sognatore. Allora io dico, hai rincorso un sogno che avevi nel cassetto che ti ha portato però ad un grande successo. Da Chieti a San Francisco, una grande azienda, per poi finire nella notissima azienda Google. Ora sei a Madrid. Raccontaci un po' di te. Esattamente. Ma diciamo, tutto ciò è partito nel 2008, quando appunto ho deciso di andare negli Stati Uniti. Ho deciso di andare negli Stati Uniti perché, leggendo un articolo su Repubblica, dopo aver lavorato per vari anni nella mia azienda di famiglia, ho letto di un'azienda che lavorava nel settore delle energie rinnovabili, e quindi volevo un po' trovare delle sfide nuove, volevo applicare le mie abilità. Mi ero appena laureato come ingegnere meccanico, ho detto vabbè, adesso voglio... Parto e mi propongo. Sì, mi propongo. Quindi vado a San Francisco, non sapevo una parola di inglese perché avevo studiato francese, vado lì, 2 mesi di lingua, detto, e poi cosa faccio? Con il mio curriculum vado in questa azienda chiamata Macani Power, busso alla porta e dico, ecco, questo è il mio curriculum, mi piacerebbe tanto lavorare per voi, cercate di considerarmi, ecco. Torno a casa, il giorno successivo mi chiamano e mi dicono, guarda, cosa ne pensi se vieni qui per un colloquio. Il giorno successivo mi presento, giacca e cravatta, stile italiano, e niente, trovi davanti un tutt'altro stile. Tutt'altro stile proprio, il classico, quando si pensa e si legge sui giornali, i centri di ricerca americani, ecco, questo. Si dormiva negli uffici, piedi nudi, magliette strappate, sporche, c'erano di tutto, già i droni che sulle scrivanie, eccetera, eccetera. E niente, mi presento, c'è un tipo tutto sporco che mi accoglie, io andiamo dentro ci facciamo ti mette subito alla prova. Subito. E dopo 2 settimane, anzi 3 settimane, loro mi propongono di restare a lavorare con loro. E siamo nel 2008, in piena crisi, c'è una ristrutturazione dell'azienda, da 55 andiamo a finire 15 persone, io resto lì fortunatamente, non so come, però grazie a questa ristrutturazione al tutto riusciamo a costruire un prototipo che piacerà tantissimo a Google. A quel punto lì Google acquisirà noi, tutto il nostro team, e ci sponsorizzerà
per i futuri. L'esperienza di Google è stata fantastica, perché cioè, la loro mentalità, il loro modo di concepire il lavoro, secondo me, di testarti, è un modo veramente... Non si lavora, tu ti alzi e vai a divertirti. Secondo me questa è la cosa più bella. Meravigliosa, appagante. Assolutamente sì. Così appagante per te non c'è stato soltanto l'inquadramento professionale, ma trovi anche l'amore. Trovo anche l'amore, esattamente, perché mentre studiamo questa nuova lingua in inglese, incontro la mia anima gemella, ero lì, ho avuto l'opportunità di lavorare per l'azienda dei miei sogni in quel momento lì, ma trovo anche la donna dei miei sogni. Italiana. Italiana, di Verona. Quando si dice il destino. Quando si dice il destino, esattamente. E dopo 4 mesi di Skype, di tutte queste cose qui, a quel punto la dico all'azienda: ragazzi, io so che non posso andare via dagli Stati Uniti, però il mio cuore mi porta ad andare via dagli Stati Uniti. Cioè hai chiuso la porta in faccia a Google? Stavo per chiudere la porta in faccia a Google e quando ho detto a loro o cercate di fare qualcosina, di aiutare la mia ragazza a venire qui, altrimenti io vado via e torno da lei. E loro hanno fatto l'impossibile per far venire anche la mia ragazza negli Stati Uniti. Bene, però poi c'è stato un cambio di guardia, recentemente avete deciso di tornare in Europa. Sì, esattamente. Dopo, quando siamo stati acquisiti da Google, iniziando a lavorare per Google, mi sono accorto che il mio modo di essere, il mio modo di fare era più un modo di startup, cioè quindi flessibilità, poca burocrazia, eccetera, eccetera. A quel punto là ho aperto uno studio ingegneristico a San Francisco con un mio collega. L'azienda sta crescendo tantissimo, perché siamo partiti in 3, adesso ne siamo circa 30, però a quel punto la famiglia pure aveva intenzione di mettere su famiglia con la mia futura moglie, e a quel punto le abbiamo detto torniamo adesso in Europa oppure mai più. E a quel punto là ho deciso di fare un MBA in Europa, ho applicato, anche lì un po' di fortuna, un po' di bravura, ho iniziato un MBA qui a Madrid e adesso iniziamo una nuova avventura. Ecco. Una nuova sfida. Una nuova sfida, esattamente. Mi piacerebbe con il mio socio, non americano ma adesso spagnolo, rivitalizzare le medie e piccole aziende che hanno problemi a livello di successione. Quindi combinare i talenti internazionali per aiutare queste aziende a crescere. Interessantissimo, è un progetto in itinere o già completato? Siamo agli inizi, perché sono nella fase di raccolta fondi, fundraising. Adesso abbiamo 12 investitori, ne vogliamo 18. Quando avremo tutti quanti gli investitori all'interno di questo nuovo team, acquisiremo l'azienda, la ristruttureremo e saremo da esempio per altre realtà, altre università, altre business school ed altre aziende. Che dirti, Tommaso, veramente i nostri complimenti, ci dovrai tenere assolutamente informato sugli sviluppi delle tue attività, perché si è capito che sei un moto perpetuo continuo e quando c'è il talento, insomma, è impossibile non essere così. Ti ringraziamo per essere stato con noi. Grazie, in bocca al lupo per tutto. Grazie mille a voi, grazie.